Modica, ma poi invece di tutte le altre sedi che da Torino in giù sono con soci collegati, e dicevo una peste vera, perché quella di Atene che abbiamo illustrato la settimana scorsa, in realtà non era stata una peste, era stata una epidemia tifoidea, una pericolosissima salmonellosi, chiamata peste di Atene. Invece quella del 1348 è una peste vera, cioè è dovuta a un batterio, l'Yersinia pestis, così si chiama dallo scopritore, da quello medico scienziato che individuò il batterio in India, pensate, nel 1898. E da allora si sa, insomma, parliamo di la peste portata da un batterio, non da un virus, non da un virus. Quindi, a differenza del Covid, che è un virus che non è curabile se non attraverso adesso il vaccino, il batterio, come se qualche medico è presente, poco fa ho salutato il dottore Alfio Nicotera, il batterio, i batteri invece, l'infezione batterica si cura più facilmente con gli antibiotici, ma allora non c'erano né vaccini né antibiotici, quindi vi potete immaginare. La peste del 1348 in realtà era stata anticipata. Volevo chiederti, se voglio andare in primo piano, come devo fare? Vedi, oratore? Va bene. No, non sono Sì, io. allora dovete provare. Scusate, problemi tecnici. Potete No, ma voglio parlare io. provare. Dove Sì, sono? loro vanno. Lei è Ma importante che io non parla. mi vedo in primo piano. Volevo dire a tutti voi che, diciamo, la prima vera epidemia di peste di cui noi siamo a conoscenza era stata la peste chiamata Antonina, che aveva colpito l'impero romano tra il 160 e il 180 d.C. Lo ricordo solo per sottolineare alla vostra attenzione, cari amici, che non stiamo ricostruendo la storia di tutte le pandemie, ne abbiamo scelto alcune. La peste chiamata Antonina del 160 d.C. portò la distruzione nell'impero romano, no? Tra l'altro Roma fu costretta a favorire l'immigrazione da tutto, anche dall'Oriente, per riempire i vuoti demografici. Poi la peste si era un po' occultata. E compare la seconda ondata durante l'età bizantina, durante, diciamo, l'alto medioevo, la peste di Giustiniano del VI secolo d.C. Anche questa è una seconda ondata di Yersinia pestis, dopodiché in Europa non c'è più epidemie di peste. Dal VI secolo, pensate, dal VII secolo d.C., bisogna arrivare al 1348. E questo periodo, dal 700 al 1300, sono secoli del Medioevo di grande, lenta, grande crescita demografica. Tutti sappiamo che in genere si parla dell'anno 1000 come di grande ripresa, però in realtà i demografi ci dicono che la ripresa parte tra queste due epidemie, quella di Giustiniano del VI secolo d.C. e la peste nera del 1348. E da dove viene la peste del 1348? La peste del 1348 arriva dall'Oriente, arriva dalla Mongolia, attraverso il deserto del Gobi, arriva in Cina, dalla Cina scende, diciamo, lungo, arriva a Costantinopoli, a Bisanzio, da Bisanzio, dallo stretto dei Dardanelli, arriva in Europa.
E sapete dove arriva? Arriva a Messina. Arriva a Messina perché la prima città europea toccata dalla grande peste del 1348 in realtà è Messina nell'ottobre del 1347. Siccome io parlo dalla Sicilia, parlo da Modica, e quindi capite che vorrei proprio sottolineare questo ingresso da Messina. È una storia che è stata raccontata dagli storici e che in Sicilia poi ha trovato grandi pittori che hanno interpretato questo trionfo della morte che arriva a Messina. Ora vediamo questo straordinario dipinto che forse alcuni hanno già visto. Questo è il Trionfo della Morte, che è un dipinto di Palazzo, si trova a Palazzo Abatellis a Palermo, l'autore è ignoto, è un dipinto del 1446, ma è un dipinto che 100 anni dopo racconta di questa grande peste che arriva dalla Sicilia, e il pittore sconosciuto lo fece per un nobile palermitano del tempo, Sclafani, Palazzo Sclafani a Palermo, oggi è, ripeto, nel museo Abatellis, e guardate la potenza espressiva di questo dipinto straordinario, la morte che arriva in uno sfondo che è dato da una brughiera, da una folta vegetazione, da un bosco. Arriva la morte tremenda su un cavallo scheletrito, lancia frecce colpendo, diciamo, e uccidendo, vedete, i morti, e i morti non c'è distinzione, ci sono vescovi, ci sono aristocratici, qui, diciamo, c'è la società cortese medievale che ancora suona, che cerca di dimenticare, ma guardate invece qui la morte, gli appestati in parte pregano, ma la distruzione è totale. È un grandissimo affresco, è uno dei primi affreschi con il tema del trionfo della morte, che poi ha dato ispirazione a un altro celebre dipinto, forse alcuni di voi lo riconosceranno, questo è Peter Bruegel, il grande pittore fiammingo del Cinquecento, è un dipinto del 1562, e vedete che c'è una grandissima somiglianza anche della rappresentazione, quindi 120 anni dopo Bruegel, che questo è un dipinto di Bruegel famoso che si trova al Museo del Prado a Madrid. Guardate lo straordinario affresco, anche qui arriva il cavallo e arriva la morte che colpisce, sono i becchini che trascinano i morti. Guardate un re, l'imperatore, anche lui giace, ormai moribondo, qui una sorta di passaggio verso gli inferi in questa imbarcazione, qui abbiamo uno spettacolo di fumi, di incendi, di alberi rinsecchiti e la morte che è l'elemento centrale. Ho sottolineato il fresco di Palazzo Abatellis, poi il Trionfo della Morte di Bruegel, perché nell'immaginario collettivo la grande peste ha colpito terribilmente, e quanto abbia colpito la grande epidemia la possiamo vedere con il crollo demografico che c'è stato in Europa. Questi due grafici vi fanno vedere. Nel 1300 la popolazione europea aveva raggiunto i 70 milioni di abitanti
guardate i 70 milioni di abitanti della popolazione europea come scendono a 50 milioni, 45-50 milioni con la peste, e continua ancora a scendere fino al 1400, toccando addirittura i 42 milioni. Quindi pensate, questa Europa che si svuota, un enorme vuoto demografico, e poi la lenta ripresa a partire dal XV secolo. Sostanzialmente bisognerà arrivare a metà del 500 per avere lo stesso equilibrio di 200 anni prima. Cioè l'Europa raggiunge i 70-75 milioni di abitanti 200 anni dopo la Grande Peste. Poi la demografia, la linea demografica continua, ma vi rendete conto, carissimi amici, che cosa ha determinato questa pandemia? Una crollo, una crisi demografica che poi è stata anche una crisi economica e sociale spaventosa. E l'Italia, anche questo dato italiano riprende un po' lo stesso tema, l'Italia aveva allora un sesto della popolazione di oggi. Oggi siamo 60 milioni di abitanti, l'Italia aveva nel 1345 aveva 11 milioni di abitanti, quindi pensate un po', eravamo molti, molti di meno, e arriviamo, c'è qui il crollo, e arriviamo al 1400 con appena 8 milioni di abitanti. Quindi complessivamente tra il 1350 e la fine del 300 l'Italia perde circa un terzo della sua popolazione e perde 3 milioni di morti. Oggi col Covid siamo a poco meno di 100.000, così capiamo anche il senso e le proporzioni di questa vicenda. Quindi la grande crisi del 300 è una terribile pandemia che ha trovato un grande protagonista nella figura di Giovanni Boccaccio. Questa è la figura, questa figura intera di Giovanni Boccaccio è, diciamo, una figura che si trova dipinta, diciamo, da Andrea del Castagno, un pittore del 400, un pittore toscano molto noto, e è un ritratto di Boccaccio che tiene in mano il Decameron, che si trova pubblicata in una edizione, forse la prima addirittura, la prima edizione a stampa del Boccaccio, che è del 1470. Vi ricordo che quando Boccaccio compone il Decameron, siamo nel 1352-53, non c'era ancora la stampa in Europa, quindi c'erano le copie manoscritte. Quella del 1470 è una delle prime copie a stampa, e Andrea del Castagno ha raffigurato il Boccaccio con il libro stampato. E per correttezza vi fornisco anche l'edizione economica. Chiunque di voi voglia, come dire, leggere il Decameron di Boccaccio, vi raccomando l'edizione della BUR, della Biblioteca Universale Rizzoli, perché costa poco, è di qualche anno fa l'edizione, è stata, diciamo, una bella edizione che ha un pregio, che ha un po' modernizzato l'italiano del 300, e quindi è più comprensibile e più godibile per chi non è avvezzo a leggere l'italiano del 300. Perché dunque Boccaccio? E perché abbiamo intitolato la lezione proprio al Decameron di Boccaccio? Perché
questo grande novelliere che è il Decameron, che è uno dei capolavori della letteratura italiana. Sapete tutti, cari amici e cari soci dell'Unitre, che Dante, Petrarca e Boccaccio sono le tre corone della letteratura italiana, vengono chiamati così, e Boccaccio ha organizzato la struttura del Decameron proprio partendo dalla descrizione della peste che colpisce Firenze nel 1348. E come sicuramente tutti voi sapete, la trama del novelliere di questa raccolta di novelle parte proprio dalla descrizione della città desolata di Firenze e della necessità di fuggire dalla città da parte di un gruppo di uomini e donne, di giovani e giovani donzelle, che lasciano scandalo che giovani di entrambi i sessi potessero andare insieme come allegra brigata fuori porta, ma in un momento di pandemia tutto era consentito, diciamo, a quel tempo, e comincia da lì le 10 giornate, ciascuna giornata a tema, con uno dei giovani che si intesta il nucleo tematico e le novelle che naturalmente molti di voi conoscono, non possiamo andare. Ho voluto qui raffigurarvi, diciamo, presentarvi un bellissimo dipinto di Franz Winterhalter dell'Ottocento, che fa dedicato proprio al Decameron, da questa immagine un po' arcadica. Naturalmente nella realtà le situazioni erano un po' diverse, ma vuole un po' ricordare questo momento, così come un'altra bellissima tela, un altro bellissimo dipinto è questo che si trova alla Lady Leverhart Gallery di Londra, ed è un dipinto anche questo di fine 800, primo 900, di un pittore che si chiama William Waterhouse. C'è un enorme ritorno sull'arte, sulla pittura in modo particolare, del tema Decameron e peste. Ma, ripeto, questi sono dipinti che ci fanno vedere un po' un quadro ideale. La Firenze da cui fugge Boccaccio insieme ai suoi amici è ben diversa. Questo è un dipinto del 600, che però descrive la peste di Firenze. Si trova al Museo della Misericordia di Firenze, e autore è un pittore abbastanza conosciuto, Luigi Baccio del Bianco, e però dimostra un po', diciamo, raffigura. Voi mi direte: ma perché un dipinto del 600? Perché poi la peste ritornerà nel 600, no? La settimana prossima la nostra lezione affronterà proprio il tema della peste del 600, di Milano, di Manzoni, e il professore Granata sarà, diciamo, l'ospite che ci accompagnerà in questa vicenda. Però è interessante che nel 600 si dipinge ricordando anche la peste del 1348. Dice Boccaccio in una pagina bellissima della sua introduzione che Firenze attendeva la peste, l'aspettava, perché a Firenze era giunta la notizia che la peste era arrivata a Messina. Io poco fa all'inizio non ho avuto il tempo, e sapete anche perché, nel mentre parlo arrivano le persone che vogliono essere ammesse, quindi gioco con il mouse per far entrare le persone.
E quindi mi sono distratto un attimo, ma lo possiamo benissimo riprendere. Qualcuno dirà: ma perché Messina? Messina perché le navi, nove navi genovesi, pensate, nove navi genovesi che venivano da Costantinopoli ed erano infette, arrivano a Messina. A Messina il Senato ha una discussione se ammetterli o meno. Prevale la linea di far entrare le navi in porto, gli equipaggi sbarcano e infettano la città. I messinesi fuggono, parte della popolazione fugge quando capisce che si sta diffondendo la peste e fuggono per i paesi dei Nebrodi. E infettano altri paesi. Guardate quello che vi racconto di come avviene il contagio in Sicilia, non me lo sto inventando io, è un racconto che ci ha dato un cronista del tempo, che è Michele da Piazza, che nel primo 400 ha raccontato, ha fatto una cronaca degli avvenimenti siciliani dal 1337 al 1360 e quindi racconta questa straordinaria diffusione portata dagli stessi cittadini di Messina. E la peste arriva a Palermo. Vi dico solo, Palermo nel 1345 contava 40.000 abitanti, nel 1380 ne avrà 18.000, ha perso più di metà della sua popolazione. E così anche nel resto dell'isola e poi nel resto d'Europa, perché poi la peste sbarca a Marsiglia e da Marsiglia si espande verso la Francia e arriva a Parigi, e arriva a Londra e arriva in Germania e colpisce tutta l'Europa. A Genova le navi infette che ripartono da Messina non trovano permesso di entrare in porto. E Genova, che poi sarà colpita comunque anch'essa dalla peste, inizialmente riuscirà a respingere le proprie navi. Questo ci porta, ci accompagna, carissimi amici, alla riflessione dell'importanza dell'isolamento, a vietare gli assembramenti, al tema delle quarantene. Pensate, argomento attualissimo oggi nel 2021 come 2500 anni fa. Ad Atene non ci fu nessuna quarantena e ci fu il disastro. Qui la quarantena riesce solo in parte. La peste si diffonde, colpisce tutta l'Europa ed è un elemento importante che la peste viene portata dal commercio, dalle vie della seta, le vie della seta dall'Oriente all'Occidente. È un tema molto affascinante che lega commercio, sviluppo, economia anche alle pandemie. Oggi il Covid si è diffuso attraverso l'economia globale, parte dalla Cina, arriva a noi. E quindi questo tema del mondo globale, della globalità, è un tema, come dire, di grande attualità su cui vi invito a riflettere. Questa dunque è la Firenze colpita dalla peste, questa è una miniatura del 14esimo, della fine del 300, per cui diciamo ha un particolare pregio perché descrive la distribuzione del cibo in una delle porte di Firenze. Il tema di comunque fornire la nona cittadina deve fornire il pane ai cittadini è un tema di grande importanza. Vedete, i funzionari, gli stessi giurati e la difficoltà di realizzare anche questo momento. Vi sto facendo vedere una
una fotografia delle mura di Firenze, le antiche mura di Firenze, perché vi danno il senso di come la città venga colpita nella sua parte interna. Le mura, carissimi amici, dovrebbero difendere le città. Ebbene, quando arriva una grande epidemia, una pandemia, le mura fregano le città perché la peste si diffonde dentro le mura. E quindi l'unico modo per sfuggire è andare fuori dalle città. Le mura di Firenze, che erano state costruite sin dal XIII, XIV e XV secolo come difesa della città, poi dei Medici e della città signorile che tutti conosciamo, nella peste del 1348 furono uno degli elementi che favorirono la peste, perché chiusero la popolazione, almeno quella che non riuscì a fuggire. Pensate un po' che uno dei consigli medici del tempo, ne parleremo fra un istante, era fuggire dalla città. Cito, sono tre paroline latine, cito, lunge e tarde. Cito significa presto. Appena arriva l'epidemia, fuggire, lunge, il più lontano possibile, tarde e ritornare in città il più tardi possibile. Questa era una delle ricette, diciamo, dei medici del tempo, per fare capire come le città, che erano la sicurezza rispetto alla campagna, dove arrivavano i banditi, dove arrivavano, gli attacchi dei pirati, se erano città vicino al mare, le città murate erano nel Medioevo una possibilità di difesa rispetto agli attacchi esterni. Nella grande peste del 1348 invece si salvano i contadini, si salva la campagna. Paradossalmente, si salvano le classi più povere. Naturalmente anche in campagna non si stava benissimo, attenzione, perché c'erano le carestie. E mancava anche la produzione, ma dal punto di vista della infezione la campagna è più libera rispetto alla città. E quindi il grande sforzo di murare Firenze nel 1348 si rivelò un particolare fallimento. Questa è una bellissima, anche questa è una bellissima miniatura che ci fa, è della fine del XIV secolo, ed è proprio una, come dire, un dipinto che fa vedere ancora una volta Firenze colpita dalla peste, nella quale noi possiamo vedere, devi dare, no, perché devo segnare. Naturalmente Firenze, ma trovate, diciamo, da un lato chi fugge verso la campagna, chi può, ma qui ci sono i morti, qui c'è il clero che dà, diciamo, l'estremo riposo, e questa è una bellissima allegoria della peste nera, del Cavaliere Nero. È un bellissimo dipinto del 1437. Per la verità è un dipinto sul legno, è una tavoletta che si trova al Museo di Berlino, ma proviene da Siena e proviene dunque dall'area toscana. E se guardate anche qui il tema del Cavaliere alato, della peste nera. Guardate la scena. Ci sono alcuni giovani che giocano a dadi, stanno giocando a dadi, è la Serenità. E però sulla parte sinistra ci sono i morti, ci sono i cadaveri. Il dipinto di cui è autore questo pittore Giovanni Di Paolo, ripeto, del 1437, vuole dire
che la peste arriva improvvisa e uccide di colpo. Guardate il cavaliere nero alato su cavallo nero che fa partire le frecce, e le frecce colpiscono tutti i giovani intenti a giocare. Quindi l'improvvisa fine della vita, la peste che colpisce tutti e improvvisamente, rapidamente. Questo tema che troviamo nella pittura toscana lo troviamo in tutta Europa. Questo è un trionfo della morte, anche qui, qui c'è la peste che è in veste di donna, diciamo, che compare, carissimi amici, ed è una un dipinto, questo trionfo della morte, della fine del 300, dell'abbazia di Sant'Andrea in un paesino della Francia, a Lavandier, ed è bellissimo perché vi fa vedere come da Firenze stiamo adesso, e i temi sono sempre quelli, le frecce della morte, la morte che colpisce. È un tema europeo, globale. Guardate quest'altro bellissima, un altro bellissimo dipinto, è un dipinto che si trova a Tournai in Francia, è un dipinto anche qui del 1352. Guardate la bellezza, questa è una fotografia contemporanea della peste. In questa cittadina francese c'è questo abate del monastero di San Martino, di Saint-Martin, a Tournai, che riesce a illustrare, a ricordare proprio la peste che arriva anche in quel paese. Questo dipinto si trova oggi alla Biblioteca regionale del Belgio a Bruxelles, e quindi ovviamente sono riuscito a pescarlo su internet. È molto bello perché è proprio l'arte del 300, vedete le sepolture, le morti. E nello stesso monastero di San Martino a Tournai, questo abate che si chiamava Gilles Lemuisy ci fa vedere anche il tema dei flagellanti, delle confraternite della morte, perché uno degli esiti della peste fu questo tema dei flagellanti, di queste sette, di queste confraternite religiose che si battevano, si martirizzavano, si colpivano fino a riempirsi di ferite, per come unico modo per placare l'ira divina. E quindi anche questo tema dei flagellanti è un tema molto molto interessante. Tutta l'Europa è piena di questo tema dei flagellanti, e qui ci guardiamo una bellissima figura di Papa. Questo è Papa Clemente VI. Papa Clemente VI va ricordato, carissimi amici, perché è il Papa che sta ad Avignone. In quel momento il papato aveva sede ad Avignone perché i papi erano fuggiti da Roma in seguito alle guerre civili tra Guelfi e Ghibellini, ma non possiamo ovviamente fare tutta questa storia, e Clemente VI stava ad Avignone. Perché lo voglio ricordare, questo grande Papa? Lo voglio ricordare perché questo monaco in particolare, ha avuto tanti meriti nella storia, e in particolare ha fondato la Scuola Normale di Pisa, che non è di poco conto, ma il Papa, guardate la bellezza, questo è il Palazzo dei Papi ad Avignone, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. E questo Papa va ricordato perché è un Papa che sulla peste del 1348 fa cose importanti.
fa cose importanti perché applicò ad Avignone per la prima volta la quarantena e l'isolamento dei quartieri e la possibilità di controllare l'ingresso e l'uscita dalle città. Lui stesso si salvò dalla peste perché si sistemò in una stanza interna del Palazzo dei Papi e visse per più di un anno in questa stanza con due grandi bracieri accesi. Bracieri accesi che dovevano sostanzialmente disinfettare l'aria all'interno del Palazzo di Avignone, che è un capolavoro dell'arte. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Queste sono le sale interne del Palazzo di Avignone. Qui troviamo gli affreschi di Simone Martini, uno dei più grandi pittori del 300 italiano. Guardate, guardate ancora queste straordinarie scene di caccia, di bagni. E però questo Papa che ho voluto ricordare, punì, vietò ai flagellanti di flagellarsi. Ed è un Papa da questo punto di vista moderno, perché disse: è inutile che alla tragedia della peste aggiungete il vostro martirio. Dio non ha bisogno di queste penitenze estreme. Dobbiamo pregare Dio, ma non dobbiamo martirizzarci e diciamo portare violenza estrema al nostro corpo. E questo Papa Clemente VI va ancora ricordato perché si era diffusa l'idea durante la peste nera che i colpevoli, chi aveva diffuso la peste, fossero gli ebrei. E questo è un altro tema molto importante, carissimi amici. L'antisemitismo, la grande peste mette in moto l'antisemitismo. Dunque cominciano i pogrom, cominciano gli attacchi agli ebrei. Questa è una, ecco, questa è una miniatura di fine 300 che descrive l'uccisione degli ebrei da parte dei cristiani, che li accusavano di essere gli untori della peste. Quindi un papa che, pensate, ha fatto una enciclica straordinaria nel 1348 per dire: sebbene gli ebrei siano colpevoli dell'uccisione di Cristo, tuttavia non vanno considerati responsabili. Sapete perché? Perché dice Clemente VI nella sua enciclica, perché anche gli ebrei muoiono di peste, sono uomini come tutti gli altri. E quindi andava ricordato questo momento anche nella storia del cristianesimo. Questa è un'illustrazione del 500 che mostra un tipico assalto al ghetto ebraico. È una illustrazione fiamminga olandese, in modo particolare. Vedete il ghetto che viene assaltato e i poveri ebrei, con le poveri, per la verità erano ricchi, ma insomma facevano i banchieri, ma l'assalto del popolo che non aveva certamente alcuna giustificazione in quanto fossero untori. Il tema del trionfo della morte è, carissimi amici, un tema che comunque continua per lungo tempo. Questo che stiamo vedendo è un dipinto di Giacomo Borlone ed è del 1480, si trova a Clusone, nell'oratorio dei disciplinati. Vedete che ritorna ancora il tema del trionfo della morte. Spero che non vi stiate annoiando, ma vado rapidamente verso, diciamo, la parte finale del mio intervento. Perché insisto sul tema del trionfo della morte? Vi ho fatto vedere
il dipinto iniziale di Palazzo Abatellis, poi Bruegel, ma tutta l'arte del 400, del 500 è piena di trionfo della morte. La morte che colpisce tutti, colpisce l'alto clero, il re, i nobili, chiunque. E questo è una cosa, è un risultato, una conseguenza culturale della peste nera, perché prima della grande peste il tema della morte compare poco nella pittura, perché per i cristiani la morte è il passaggio verso il paradiso, per il buon cristiano, verso una felicità ultraterrena. La peste del 1348 invece capovolge questa cosa. La morte è violenta, è terribile, è dolorosa, è drammatica, e quindi il tema della morte compare, diciamo, continuamente lungo la fine del 300 e il 400. Queste sono le danze macabre. Guardate le chiese medievali della seconda metà del XIV secolo e poi anche del XV, sono piene di queste decorazioni interne, delle danze macabre, in cui vedete una regina, una nobildonna, scheletri, e queste danze macabre danno il senso di morte che è il risultato della peste nera. Qualcuno mi dirà: ma dove sta questa figura? Sta questo dipinto in una piccola chiesa in Slovenia, a Castroglie. Castroglie è il nome italiano del termine sloveno che non saprei pronunciare. Questa è una chiesa romanica del XIII secolo che all'interno contiene tutte le decorazioni sul tema della peste e delle danze macabre dalla metà del 300. Quindi capite come tutto questo capovolge il senso religioso della morte, ed è un tema culturale di straordinaria importanza. E qui cominciamo a vedere gli ospedali del tempo. Queste sono tutte miniature di fine 300. E questo è un ospedale, e questo per la verità sembra, perché non abbiamo una dotazione certa di questa miniatura, è una miniatura della fine del XIV secolo, sembra forse l'ospedale di Milano, e come dire, ci fa vedere comunque un'idea di cura. Guardate, carissimi amici, guardate questo medico che cura il bubbone di questo malato, questa piaga che si è aperta. Guardate questo infermiere del tempo che porta il cibo. Guardate questo medico che tasta il polso. Sono immagini straordinarie che danno il senso di questa autorappresentazione che viene fatta proprio durante e subito dopo la peste. Anche questa è un'altra bellissima miniatura. Purtroppo le cure non bastano, non sono sufficienti. La morte è in agguato e colpisce. Questo è un malato di peste nera, è una miniatura del primo 400 del XV secolo. Anche qui, miei cari, qualcuno tasta il polso e qualcuno sta osservando le urine del malato. Era una delle poche cose che i medici della tradizione ippocratica facevano: osservare le urine, il colore delle urine. Ma poi come si curava la peste? Che si poteva fare? Guardate, si davano erbe, essenze di erbe, si preparava la triaca. La triaca, lo abbiamo visto nella settimana scorsa, era una mistura di varie erbe, essenze,
Naturalmente c'era la triaca minor con poche essenze che si dava ai poveri. I ricchi si facevano preparare la triaca major con 50 essenze e con polveri, per esempio c'erano polveri di scorpioni triturati. Qualcuno dirà, ma perché scorpioni? C'erano vipere triturate. Ma perché? Perché lo scorpione e la vipera sono velenose e quindi triturando questi animali si pensava che funzionassero da antidoto rispetto alla peste. Ci mettevano anche il topazio e lo smeraldo, i cristalli triturati, povero stomaco di questi nobili che bevevano questi intrugli, che naturalmente essendo minerali nobili si pensava avessero un qualche effetto. E anche qui noi oggi siamo abituati con la fotografia e con i filmati, ma ho cercato di darvi un'idea di questa straordinaria iconografia della peste che ci dà proprio l'immagine anche dei rimedi. Il clero era molto, i francescani in modo particolare, non c'erano ancora i cappuccini alla fine del 300, ma i francescani erano molto impegnati, vedete i poveri cittadini che vanno a consegnare a questo monaco medico le urine dei malati di peste. Vi ricordavo, parlando di Atene la settimana scorsa, che si usavano anche gli escrementi umani e fra le pomate da mettere, pensate un po', la farmacopea era quella che era. La medicina medievale non era attrezzata e quindi, cito, lunge, tarde, fuggire, andare via. Guardate ancora questa bellissima miniatura del 300 con i malati di bubbone, con i bubboni e in questo caso monaci che cercano di approntare i rimedi. Anche questa è una miniatura del 1360, è una miniatura, questa si chiama la Bibbia di Takemun e si trova in Svizzera. È una miniatura per la verità del 1411, ma comunque è indicativa anche questa. E dovendo velocemente concludere, carissimi amici, capite bene che qui abbiamo il penultimo tema che volevo toccare rapidamente, ed è il tema dei nuovi santi, perché di fronte alla peste ci si rivolge a santi che possono avere un valore taumaturgico. E quindi abbiamo qui la figura, e come non riconoscerla? Questa è la figura di San Sebastiano. Di San Sebastiano, guardate queste bellissime immagini. Ecco, siamo qui. Questo è San Sebastiano. San Sebastiano, per chi lo volesse ricordare, è un martire del 300. È un martire del 300 che però è stato considerato un taumaturgo perché si ritiene che, nonostante i coltelli ficcati, lui non morisse. Il martirio fu lungo, ma essendo un santo non muore nonostante le ferite. I coltelli che colpiscono il santo sono come i buboni della peste. E quindi questo è un bellissimo dipinto di Antonello da Messina. Vedete Antonello da Messina, San Sebastiano e San Sebastiano, santo taumaturgo della peste. Questo è un'altra immagine di un altro capolavoro della pittura del Cinquecento. Questo è Veronese. È il Veronese ed è del Cinquecento, anche questo. Il martirio di San Sebastiano. E vedete qui invece un'altra bellissima, due bellissimi dipinti di San Rocco.
San Rocco è un altro santo che viene considerato taumaturgo. Questo è San Rocco colpito dalla peste. Il dipinto è di Tintoretto, quindi grande pittura veneziana del Cinquecento, ma il santo che viene colpito dalla peste guarisce, ed ecco qui il santo che guarisce gli appestati. E questo è un altro dipinto nella chiesa di San Rocco a Venezia, che è fatto proprio da Tintoretto. Quando poi uno va a vedere le chiese, i musei delle nostre città, dovrebbe storicizzare queste immagini. A Venezia il culto di San Rocco è enorme, c'è una grande chiesa e un grande collegio della confraternita di San Rocco, e ci sono questi splendidi dipinti che riguardano appunto i santi taumaturghi. E concludo questa conversazione, questa mia lezione, però facendovi vedere il primo lazzaretto che viene costruito a Venezia nel 1440, 44-45. La grande peste del 300 non si risolve solo con i flagellanti, con le preghiere ai santi, con le medicine che non funzionano. La peste, dalla peste ci si difende realizzando il primo grande controllo pubblico della sanità. E il lazzaretto è la nuova cultura della prevenzione medica del XV secolo. 100 anni dopo, poi dopo Venezia arriverà Genova, Milano, Firenze, la Sicilia arriverà nel 500 con la peste del 1575-76 con Gianfilippo Ingrassia, ma questa è un'altra storia. Vedete la bellezza di questa illustrazione, che a Venezia esisteva un lazzaretto vecchio sin dal 300, ma ora viene fatto il lazzaretto nuovo. Noi abbiamo un'idea del lazzaretto come un luogo terribile di morte, no? Manzoni nei Promessi Sposi dà un po' questa immagine. In realtà i lazzaretti nuovi dalla metà del 400, laddove funzionano, sono divisi a sezione. C'è la sezione per i malati gravi, per i moribondi, ma c'è la sezione per i sospetti malati o per i malati che invece sono in fase di guarigione. L'idea che passa, carissimi amici, a partire dalla peste del 1348 alla fine è che non si può restare inerti, ma occorre poter controllare. Come? Attraverso le quarantene e gli isolamenti. È la grande lezione che ci viene da questa pandemia. Atene era rimasta chiusa nelle sue mura ed era finita come finita. Quando i comuni italiani, veramente vi chiedo 30 secondi ancora di pazienza, ma quando le grandi città italiane del nord, le città meridionali arrivano dopo, arrivano 100 anni dopo nel 500, ma quando le grandi città italiane del nord, i comuni, la civiltà comunale, costruisce a partire dalla metà del 400 gli ospedali e i lazzaretti, perché sono due cose diverse. Gli ospedali stanno dentro la città, ma gli ospedali degli incurabili o l'ospedale degli appestati sono i lazzaretti extra megna, fuori dalle città, e sono luoghi di cura. Ma qui comincia tutta un'altra storia. Nascono nei comuni italiani le deputazioni della salute, cioè degli organismi particolari, no? Noi oggi abbiamo il comitato tecnico scientifico e Arcuri, che per la verità non è che ci abbia dato un grande contributo alla vaccinazione veloce, ma insomma lasciamo perdere la polemica, adesso vedremo. Ma nasce la prima struttura pubblica della sanità. E perché vi devo dire questo?
perché proprio nel momento in cui i comuni italiani faranno da battistrada per tutta l'Europa, perché noi siamo i primi in Europa e i primi nel mondo, lasciatemi dire, i primi nel mondo, la civiltà comunale è la prima in Europa che organizza i lazzaretti e gli ospedali specializzati per la cura degli appestati. In Europa si svilupperanno anche loro solo alla fine del 400 e quindi l'Italia ha questo grande primato, la civiltà italiana, non ci saranno più grandi pesti come quella del 1348. E questo è un fatto importante. Certo, carissimi soci e carissimi amici, la peste continuerà. Nel 1360 ci sarà una piccola peste che colpirà soprattutto i bambini. Viene chiamata la peste dei bambini, pensate un po'. E poi ritornerà nel 400, nel 500, nel 600. Ci saranno delle punte di peste ancora nel 1720 a Copenaghen. Però attenzione, non ci sarà più la peste grande. Le epidemie colpiscono singole città. Avremo migliaia di morti, ma non avremo più la pandemia globale come oggi il Covid. E come si spiega questa cosa? Io che sono uno studioso delle città che mi sono più vicine, la contea di Modica, nella peste del 1626, coeva alla peste di Milano, la città di Scicli ebbe 8.000 morti su 12.000 abitanti. Una cosa terribile, ma nella mia città natale a Modica, che è a 12 chilometri di distanza da Scicli, non morì nessuno se non qualche centinaio di persone. Dunque, perché? Perché Modica applicò bene a quel tempo la profilassi e quindi le città meglio organizzate riescono a difendersi. Non ci saranno più le grandi pandemie di peste. I topi che portano le pulci e le pulci che dai topi pungono l'uomo, man mano tutto questo diventerà un ricordo del passato, e però questo passato, come potete vedere, è un passato che pesa fortemente, che ha condizionato le passate generazioni e che ci insegna poche ma importanti cose, soprattutto il rispetto delle norme igieniche e quindi, carissimi amici, le mascherine, stare attenti, evitare gli assembramenti, abbiamo l'arma del vaccino. Questa storia è una storia che stiamo raccontando non per piangerci addosso, ma perché è la storia maestra di vita e dovrebbe insegnare qualcosa. Non sempre insegna, ma insomma lo sforzo lo stiamo facendo. E quindi io concludo la lezione, questa volta è stata poco più lunga e mi dispiace perché ho parlato un'ora, avrei voluto parlare 50 minuti. Siete in tanti perché la volta scorsa avevamo toccato le 120 presenze, oggi siamo alle 110 presenze, oggi siamo a più di 130, sono stati momenti da 140 persone, ora siamo in questo momento 115, quindi c'è stata una bella tenuta dell'uditorio. Se abbiamo qualche minuto, perché non voglio sforare, se qualcuno di voi vuole comunque intervenire, vuole comunque come dire, fare una qualche osservazione, io naturalmente sono qui a vostra disposizione. Stiamo facendo anche una videata dei tanti amici che sono presenti, alcuni in audio, alcuni in video, ma insomma non voglio distrarvi. Qualcuno voleva intervenire?
Io, professore, le devo fare veramente i complimenti. È un grande, E grazie di cuore. Luciana, da dove parla, signora? Io chiamo da Tradate, provincia di Varese. Qua fa un freddo Bene, terribile. Grazie, benissimo. professore, complimenti veramente. No, grazie all'Uni3, che è una cosa importante che ci Certo. unisce, che fa abbattere le barriere. Se non ci fosse stata la tecnologia, non ci saremmo mai visti. E invece dobbiamo trovare, lo dico con tanta sincerità, le associazioni Uni3 in questo momento stanno soffrendo, perché quando non possiamo vederci in presenza, è brutto. L'Uni3 vive del vedersi, dello stare insieme. Però in questa fase, speriamo temporanea, c'è la tecnologia abbatte le distanze, ci fa vedere e ci fa incontrare, quindi è uno strumento che potremo utilizzare anche in seguito, per esempio per conoscere i nostri territori. È una cosa di cui ho parlato col presidente nazionale, il professore Cuccini, e che riprenderemo, perché proprio grazie a questo strumento potremmo conoscere i nostri paesi, le nostre città. La signora ci chiamava da Tradate, ma siete in tanti da altri posti d'Italia. C'erano altri interventi? Professore, sono Gianni Tumino, Ragusa, Bene, Ragusa è la nostra principale collaboratrice. veterinario. Io ho ascoltato con molta attenzione la sua relazione sulla peste. Ovviamente ci sono molte similitudini con le malattie infettive degli animali e in particolar modo vorrei ricordare la figura di Fracastoro, il Certo. quale Fracastoro applicò i principi, fu un grande medico. Applicò i principi dell'isolamento e in questo periodo sconfissero in Europa la peste bovina che all'epoca imperversava. E sicuramente le malattie animali fecero da battistrada per meglio comprendere le malattie degli uomini. E penso che questo sia un tributo che deve essere dato alla medicina nel suo complesso e alla medicina preventiva. Poi volevo aggiungere che le epidemie di peste sicuramente continuarono nel XVIII secolo, tanto che quando gli inglesi e i francesi arrivarono nel Nord Africa, trovarono quei territori spopolati perché per ragioni di religione, che il destino di ogni uomo è nelle mani di Allah, non applicavano i principi della prevenzione del Lazzaretto a cui lei si riferiva. In maniera molto efficace dell'isolamento, che pur non avendo conoscenza e cognizione delle malattie infettive, avevano intuito che c'era qualcosa, i famosi miasmi, che trasmettevano queste malattie. Niente altro. Grazie ancora per la lezione. Io la ringrazio, dottore Tumino. Non possiamo perché il tempo è tiranno, però lei stimolerebbe ben più ampie riflessioni. Fracastoro è un medico straordinario che ha, come dire, portato avanti una teoria giusta che ha spiegato che la peste si diffondeva non per i miasmi dell'aria, non per le acque stagnanti e putride, ma per il contagio. Il tema del contagio, cioè il contatto con l'infetto. E questa teoria di Fracastoro verrà poi applicata nel 500. Ho detto di Gianfilippo Ingrassia, grande medico palermitano, ma che aveva studiato a Napoli, a Bologna e a Padova, e applica proprio le teorie di Fracastoro. Dunque non basta, come dire, pulire le paludi, ma bisogna puntare all'isolamento. Poi volevo dire una cosa brevissima. Lei ha parlato gli islamici e i cristiani, però guardi, questa è storia straordinaria. Uno degli elementi della diffusione della peste del 300 è che gli europei erano sporchi, si lavavano poco. Concordo Gli in pieno. arabi maomettani facevano più abluzioni al giorno e gli arabi furono meno colpiti dagli europei. Guardi che la storia è molto complicata. Poi naturalmente
l'Europa è andata avanti con le misure di profilassi e prevenzione e siamo diventati i primi al mondo. Però c'è stata una fase in cui chi si lavava di più, per ragioni religiose, riusciva a preservarsi meglio. Quindi la storia è molto complicata e anche il rapporto tra animali e uomini è una bella storia che andrebbe approfondita. Se mi è concessa una piccola notazione ancora importante, pare che Fracastoro sia stato il primo a capire che nell'infezione c'era l'aumento di temperatura. Perfetto. È molto molto importante. Le daremo spazio, qualche volta ci darà una bella lezione su queste cose. Altri interventi, cari amici? È possibile intervenire? Non lo so se posso intervenire. Certo, scusate, prima che smettiamo. Perché sono Turi Burrafato. Salvatore Burrafato è il presidente dell'Unitre di Ragusa e io ti ho cercato anche questa volta all'inizio. Ma prego, Salvatore, prego. Allora, intanto ti voglio ringraziare pubblicamente per il livello altissimo di questa lezione. Sono veramente contento. Se posso parlare in termini medici, mi si è alzato notevolmente il livello della dopamina, cioè dire del neurotrasmettitore gratificante, perché tu hai dato un taglio, intanto hai saputo dare un taglio anche di medicina preventiva, ci hai detto come attraverso la storia si possono ricevere gli insegnamenti per comportarsi anche di fronte a questa pandemia. La cosa che poi ti voglio dire è che tanti poeti, scrittori, romanzieri hanno raccontato il contagio nei secoli. Questa sera tu però il contagio ce l'hai raccontato attraverso la storia dell'arte, cioè attraverso le immagini della pittura che ci hai fatto vedere, e sono state delle immagini bellissime che ci hanno coinvolto, ci hanno fatto vedere quello che il contagio determina. La paura della morte, la paura dell'altro, di un tore, e tutta una serie di cose che veramente sono state illustrate in modo magistrale. Io mi auguro che possiamo continuare con questa collaborazione tra l'Unitre di Ragusa e l'Unitre di Catania. Ciao Uccio e molte grazie. Grazie Presidente, grazie anche dei complimenti che ripeto accetto, ma andiamo oltre, nel senso che questo ciclo di lezioni è stato pensato anche per fare vedere le immagini e immaginare anche con la vista, e io sono certo che le prossime lezioni, poco fa ho fatto un errore, ho citato il professore Granata che però farà la quarta lezione invece su Verga e il colera, la settimana prossima avremo invece il professore Giancarlo Poidomani che è professore di storia contemporanea, un mio allievo alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, che parlerà su Manzoni, e quindi partiremo da un testo famoso, ma sono certo che Giancarlo riuscirà a impostare anche lui bene. È un piccolo esperimento e la vostra pazienza, la vostra diciamo generosità nello stare insieme ci incoraggia. Ripeto, dobbiamo andare avanti con altre operazioni poi nei mesi successivi. Saluto anche il professore Rinaldo Stracquadanio. Volevo intervenire un secondo, Uccia. Ciao Rinaldo, ti vedo, ti ho riconosciuto. Sì, ecco, volevo dire, posso dire una cosa? Sì, certo. Ecco, si tratta di questo, volevo ringraziarti per la lezione, perché l'hai saputa rendere bene anche dal punto di vista didattico. Cioè non soltanto parole ma anche immagini, e questo l'hanno arricchita veramente. Insomma, come presidente dell'Unità di Nuotica ti ringrazio, speriamo anche noi di poterne utilizzare, perché anche noi avremo un ciclo di lezioni con Giancarlo Poidomani e Maria Burderi eccetera eccetera, quindi dalla nostra collaborazione verranno fuori moltissime cose. Prego, concludi. Ecco, no, porgo un saluto a tutte le Unitre, diciamo, sperando di poterci risentire con queste nuove forme di comunicazione che per il momento sostituiscono la presenza sulla quale tanto speriamo per l'avvenire. Grazie al professore Stracquadanio. Prima di chiudere vorrei ricordarvi, è un'opportunità, l'Unitre di Catania martedì comincia un
ciclo di, non mi ricordo se sono 4 o 5 gli incontri, ma vedo il dottore Alfio Nicotera che è qui presente, cominceremo un ciclo di argomenti sul tema arte, antiquariato, collezionismo, e quindi sarà una bella opportunità per ragionare di Rinascimento, di Barocco, di Liberty, partendo dai mobili, dal collezionismo. Chi volesse, anche se noi facciamo questa lezione per i soci dell'Uni3 di Catania, lo dico agli amici siciliani, ma lo dico a tutti i presenti, eccezionalmente, dato che stiamo sperimentando per la prima volta questo percorso, eccezionalmente potete accedere con le stesse credenziali, le lasciamo ferme, sono le credenziali per il ciclo di lezione sulle pandemie, e quindi martedì, però alle ore 16, non alle 18, potete, chi vuole, assistere e partecipare anche a questa prima lezione che terrà il dottore Alfio Nicotera, che è presente e che saluto. Se non c'è altro, vi do la buona serata, grazie a tutti, arrivederci alla prossima, venerdì prossimo. Arrivederci a tutti. Straordinario, arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti da Como.